Non ci sono solo resurrezioni, il titolo completo, ma sono notoriamente un ritardatario, è Ossessioni materiali e resurrezioni digitali. Io sono sin dalla più tenera infanzia un cercatore di archivi e un cacciatore di storie, le due cose sono strettamente legate. Ho passato l'infanzia e l'adolescenza con la testa nei cassonetti e ho trascorso momenti meravigliosi in varie discariche italiane ed estere. Vi parlo di un'ossessione. Ossessione è il titolo del film del 43 Luchino Visconti, che narra la torbida e casereccia storia d'amore. Si tratta di un libero adattamento del Postino suona sempre due volte, tra Clara Calamà e Massimo Girotti. È una storia che li porterà alla rovina, è una storia distruttiva che dimostra quanto sia importante partire dall'origine della parola. L'ossessione ha una radice etimologica legata proprio alla natura di assedio, l'essere incapaci di liberarsi da un'idea fissa, totalizzante, che ci cattura e che ci impedisce di agire e vedere lucidamente. È una parente stretta di un'altra parola che appare più o meno nello stesso periodo, che è mania. La mania è il tentativo di dare, fornire accettazione sociale a quella che non è una pazzia furiosa, ma al contrario una sorta di dedizione totale. E il Settecento è l'epoca delle manie. Ne trovate diverse, l'aeromania, la cioccolatomania, la vulcanomania. Qui vedete alcune immagini alle mie spalle dalla copertina del bellissimo libro di Susan Sontag, Volcano's Lovers, dedicato ad Hamilton, che è il più grande collezionista inglese d'arte antica e soprattutto un instancabile frequentatore di vulcani. Sino ad altre forme, anche quelle rovinose, l'ultima destra, l'aeromania, la passione per le mongolfiere, il più delle volte esplodono rovinosamente. Il tema inizia ad essere trattato dai medici, che dicono, ma insomma, è giusto che di queste passioni che rasentano la follia si occupi la medicina moderna. Siamo a metà sette, ci sono diversi titoli, li vedete, della mania, della frenesia, della rabbia, trattati in qualche modo legati alle fibre sensibili, all'ipersensibilità, la voce melancolia, che in qualche modo si rifà ad antecedenti cinquecenteschi, sino poi a il famoso trattato di Tissot, eroe digitale, noto non tanto per questo suo leggendario trattato sui nervi, quanto piuttosto è il primo studioso dell'onanismo, titolo ovviamente che gli ha garantito notorietà internazionale, e poi diventa ovviamente anche lui un inventore, propone questi rimedi, qui trovate due modelli di cintura di castità unisex tra i primi, che lo hanno reso in qualche modo celebre tra i numerosi cultori della materia. Questi trattati in qualche modo dimostrano che l'ossessione e la mania hanno due elementi che li accomunano, due limiti, la ricerca della perfezione e la finitezza, l'idea di completare una serie, e in qualche modo si tratta di aspirazioni che caratterizzano le vite e le opere di moltissimi scienziati, moltissimi inventori, moltissimi creativi, dei quali spesso si trascura questa dimensione. Si pensa che l'evoluzione sia lineare, sia l'esito di processi razionali, trascurando quanto la dimensione personale, molto intima, di ossessione sia stata determinante per spiegare il loro successo. E qui trovate esempi, vi ho citato Vulcano's Lover di Susan Sontag, questo è il famoso vulcano di Tarrell, cui ha dedicato 40 anni, un'opera di land art che consiste nella trasformazione di uno spazio artistico di un vulcano spento. Oppure, questo è un esempio di... immaginate una persona che dedica circa 20 anni della propria vita a cavare da un blocco singolo d'avorio 21 sfere concentriche che si muovono perfettamente, correndo ovviamente il rischio di fare quello che... Qui c'è un'affermazione famosa di Edison sui 2998 fallimenti prima di trovare la soluzione, e in qualche modo la risposta che viene data, il che vuol dire, fa il paio anche con esperimenti che hanno una tenacia particolare. Avete visto che di recente, questo è l'esperimento iniziato nel 27 sulla viscosità della pece, si sono succeduti tre docenti, spesso sono morti aspettando la caduta della terza goccia o della quarta. Nel 2000, quando è caduta l'ultima, la wagon si era rotta. Non tutti gli esperimenti richiedono la stessa tenacia. Qui trovate alle mie spalle uno dei miei eroi digitali,
Brian Berg che vive costruendo architetture di carta, questa è l'ultima, sono 250.000, e lui in qualche modo oggi propone repliche di architetture cartacee, venemenziali, finissime, leggerissime, e campa di questo. Per molti innovatori, creatori e inventori vale l'affermazione di una bellissima installazione di Stefan Sagmeister. Qui trovate il testo grafico. Obsession make my life worse, but my work better. E quella che vedete è l'installazione in scala. Sono 250.000 monete da un centesimo. Vedete la scala, che sono state poste da un gruppo di volontari coordinato da Stefan. Ci sono voluti giorni e giorni. Qui vedete una delle bambine. Dopodiché cosa è successo? È passata una persona, ha sottratto un centesimo e la polizia, per preservare l'opera, le ha tirate su tutte e le ha riconsegnate nel giro di 2 secondi a Stefano, che ci è rimasto male. Ma non... Il problema di fondo è che le ossessioni creative, come narra l'installazione di Sagmeister, possono raggiungere livelli patologici. Qui ne so qualcosa. E difatti c'è una forma che è nota come disposofobia, che è l'incapacità di separarsi dalle cose, di distruggerle. È l'altra faccia in qualche modo del consumo compulsivo, della shopping addiction. E questa patologia è nota anche come compulsive collecting disorder. Qui si torna alla dimensione collezionistica, che in qualche modo riaffiora. Si tratta di persone che seguono due binari. Alcuni non riescono a disfarsi di nulla e muoiono di fatti letteralmente sopraffatti dalle loro collezioni. Cedimenti strutturali, assalti di migliaia di ratti, ce ne sono diversi. È una forma molto diffusa. Altri invece non riescono ovviamente a buttare via nulla nella loro esistenza, ma fino a quando poi i salari e gli edifici crollano, stipano e ordinano maniacalmente tutto ciò che possiedono. Si tratta di pratiche molto simili a quelle collezionistiche. Questa che vedete non è una collezione di lattine di birra, è uno semplicemente che raccoglie tutti i contenitori alluminio fino a quando gli spazi sono saturi. La disposofobia è nota anche come sindrome dei fratelli Colliers. Due fratelli che vivevano ad Harlem sono stati trovati morti nel 1947, sepolti nella loro casa, in cui furono rinvenuti circa 140 tonnellate di oggetti diversi, tra cui 25.000 libri, circa 14.000 quotidiani, 14 pianoforti, 1.500 palle da bowling, varie ossa animali, uno scheletro umano che dovremmo vedere, qui vedete le immagini della folla, tutto sulla Quinta, notate. Questo che vedete è il buco in cui viveva Homer. Era rimasto cieco, il fratello gli passava il cibo attraverso questa specie di foro scavato in una grotta di giornali. I fratelli Colliers sono diventati protagonisti di alcuni bellissimi film. Loro non lo sapevano, erano già morti, ma avrebbero probabilmente gradito l'attenzione. Perché hanno in qualche modo posto la questione. Qui c'è lo scheletro, si pensava fosse quello di Homer, in realtà non era il suo. Qui trovate gli ultimi. Questo è uno chassis di una Ford, non si sa come sia arrivato lì, ma comunque c'era. Perché c'è un punto di contatto tra disposofobia, collezionismo compulsivo e bibliomania, e qui in qualche modo entriamo in medias res. Molti biblioni erano afflitti da disposofobia. È una forma che spesso coincide con la misoginia, non ammette altri affetti che non siano quelli ovviamente per i libri e per la carta. E il tema centrale della mia riflessione, qui divento provo ad essere serio, è che in realtà noi dobbiamo la sopravvivenza di corpi centrali dello scibile umano grazie alla presenza di individui ossessionati, che ovviamente in vita non sono mai stati gratificati da alcuna forma di riconoscimento pubblico, ma che invece oggi riconosciamo come essere stati i protagonisti di un fenomeno trasmissivo delle informazioni decisivo. I bibliomani, qui trovate il più famoso bibliomano inglese, Phillips sognava di possedere una copia di ogni manoscritto esistente in Europa e una di ogni libro stampato a metà 800. È un illegittimo, accumula un'enorme fortuna, la spende fino ad arrivare al limite dell'interdizione, quando la sua casa, che è una casa di diverse migliaia di metri quadrati, non consente più il passaggio fisico, chiede alla moglie e alle figlie di uscire. Dice, ma forse potreste trovare una casa più comoda? Loro accettano senza patimenti apparenti. Warburg, forse molti lo conoscono per altre ragioni, altro leggendario bibliomane, gli dobbiamo la biblioteca Warburg,
venne interdetto dalla famiglia, la più importante famiglia di banchieri ebraico-tedeschi europei del tempo, quindi non è una persona che ha un problema di cash per comprarsi libretti. In ogni caso, grazie a questa sua passione, ci troviamo di fronte quella che è la più bella biblioteca di studi rinascimentali europea. Ora, per secoli, gli archivi e le biblioteche sono stati luoghi in cui il sapere veniva istituzionalizzato e in qualche modo custodito. È un'invenzione italiana, le biblioteche e gli archivi nascono di fatti dai tesauri medievali, si tratta di istituzioni legate alle corti o istituzioni ecclesiastiche, quelle che trovate sotto la Biblioteca Vaticana, che è la prima in qualche modo biblioteca europea. Ma la cosa importante sono gli elementi che li caratterizzano. Cioè, noi oggi percepiamo le biblioteche come i tempi del sapere, i luoghi dell'accessibilità pubblica e totale. In realtà non è così. Le biblioteche, per funzionare, per stabilire cosa è ufficiale, e dunque cosa merita di essere consegnato alla posterità, di essere tradotto alla memoria, richiedono in realtà degli accorgimenti. Sono cioè luoghi chiusi, fisicamente ben definiti, con le caratteristiche intimidenti che tendono a dividere e eliminare l'interazione tra gli umani, il vincolo del silenzio, il fatto di non poter parlare, il fatto di non poter portare alcuni oggetti, dividono e soprattutto gerarchizzano, cioè stabiliscono cosa merita di essere conservato e cosa no. Da questo punto di vista, qui trovate alcune delle foto bellissime di Candida Hofer sulle biblioteche, ma trovate anche alcuni archivi. Io ho fatto l'archivista per quasi 6 anni, è stato il momento più solitario e felice della mia vita dopo le discariche. Ma trovate in qualche modo un'immagine che dà un'idea di un'infilata. Pochi hanno mai visto il ventre di un archivio, pochi credo, ma sarebbe bellissimo condividere questo sentimento, hanno visto il ventre di una biblioteca. Sta di fatto che quasi tutte le biblioteche sono di fatti depositi velati da questa sottile necrofilia. Quella che vedete alle mie spalle, molti credo lo conoscano, è Boneyard, che è il famoso cimitero degli aerei, è quello che c'è a Tucson. È un cimitero come anche Calverton, che è il più grande cimitero del mondo, e parlando di cimiteri non posso non citare l'immaginario cimitero degli elefanti di Tarzan. Perché lo dico? Perché nella percezione comune gli archivi e la biblioteca sono luoghi polverosi, tristi, silenziosi. Archivisti e bibliotecari sono le creature dalla pelle vizza, dalle lenti spesse, dai denti gialli, che in qualche modo si muovono come il famoso topo di biblioteca. In realtà le biblioteche e gli archivi hanno sempre costituito degli spazi separati, misteriosi, in cui erano custoditi i libri e in qualche modo le fonti che non potevano essere rivelate pubblicamente. La biblioteca di Francia creò l'Enfer, che era il luogo in cui erano custoditi i materiali in qualche modo che non potevano essere resi disponibili a tutti, e la British Library fece la stessa cosa con The Private Case. Quello che vedete è Kearney, che era il docente oxfordiano che ruppe le palle per anni per poter avere l'accesso, dedicò 6 anni alla redazione del catalogo di Private Case. Quando chiese di pubblicarlo gli venne proibito. Lo fece lo stesso, venne condannato, dovette emigrare negli Stati Uniti. Questo accade negli anni 50. Cioè la censura in qualche modo tocca questi aspetti sin dagli esordi, e in qualche modo si stabiliscono delle gerarchie fisse che l'avvento digitale ha rotto completamente e ha consentito la resurrezione di centinaia di miliardi di pagine e di milioni in qualche modo di autori, di storie, di vicende, le più eccentriche, le più eterodosse, quelle apparentemente sconfitte dalla storia, perché se è vero che la storia scrive i vincitori, il digitale in qualche modo ha mutato profondamente questo concetto e ci consente finalmente di conoscere quelli che poi la storia ci ha consegnato come comprimari o figure del tutto neglette. Cosa succede? Quelle che vedete sono alcune immagini tratte, questo è un panoplio, si pensava che nell'emisfero orientale vivessero uomini che si riparavano dal sole tropicale con un solo piede, che agitavano anche come ventaglio. Quello che vedete sono esempi tratti a caso, io potrei scrivere un breve articolo come Google Books mi ha cambiato la vita, questo è un trattato sull'allevamento e il dressage dei gheppi, questa è la biografia del più famoso uomo lupo cinquecentesco, in realtà un uomo cresciuto nelle Canarie e poi finito a Parma. Quelle che vedete sono testi sulla storia dei giganti con gli uomini più alti e più bassi di Francia, e quelle che vedete sono parte delle mie collezioni di trash europeo. Perché si chiama trash? Perché di solito era materiale che finiva letteralmente nella spazzatura. Cioè, noi ci dimentichiamo che per secoli la cultura ufficiale ha stabilito cosa poteva rimanere e cosa poteva sopravvivere e cosa doveva essere distrutto.
Tutti questi materiali non li trovate nelle biblioteche perché negli anni li hanno regolarmente buttati. Questo è uno dei miei prediletti, questo crossover di generi con Tarzan, movimenti da golpe borghese e un improbabile uomo ragno con un ragno disegnato a mano. Si chiamava Zimba, aveva anche un'edizione canadese. Questa invece è una delle mie copertine preferite, ho 16 anni e faccio la rapinatrice, ma ve lo dico perché fino ai proto manga degli anni 70. La cultura trash, in qualche modo, che adesso è stata riconosciuta nella sua... ha in qualche modo dimostrato che le barriere tra cultura alta e bassa sono state rotte. Vi posso confermare che fino agli anni 70 era disdicevole scrivere di fumetti. I fumetti erano stati dei prodotti per, in qualche modo, sottosviluppati. E dunque non c'era biblioteca che li tenesse. Voi cercate in qualunque biblioteca italiana una collezione integra di fumetti per ragazzi, non parlo di generi periferici, non li trovate. Perché? Perché la cultura pop, ma in realtà parlo anche di culture scientifiche, di riviste trade, erano considerati immeritevoli di essere consegnata. Ora, Google Books ha semplicemente scalfito, ha digitalizzato 33 milioni su 110 esistenti. Ma i libri, non dimentichiamolo, rappresentano una quota infinitesimale, per dire, in due coppie del Corriere della Sera c'è l'equivalente della quantità di carte di Guerra e Pace. Quindi, se è vero che in 7 anni sono stati digitalizzati 33 milioni su 110, la quota che rimane è ovviamente ben lungi dal colmare. C'è un'illusione nella digitalizzazione, ci vorranno secoli. Per farvi un esempio, in Italia ci sono 5.620 archivi e 13.000 biblioteche escluse le scolastiche. Gli archivi di Stato custodiscono 1.300 km di scaffali. Ci sono circa 1.300.000 metri di documenti che corrispondono a circa 13 miliardi di fogli, fronte retro. Sono 26 miliardi di pagine. E stiamo parlando di una quota microscopica degli archivi di Stato italiani. Dunque, per concludere, il processo di digitalizzazione appena iniziato ha finalmente rotto il principio dell'ufficialità e ha infranto una gerarchia che è rimasta immutata per secoli, liberando generi, personaggi e storie, che sono una formidabile storia di ispirazione. Noi tendiamo a dimenticarci quanto sia interessante imparare dagli errori, osservare chi ha avuto un pensiero laterale. Fino a pochi anni fa non era possibile, perché salvo rarissimi casi non era possibile accedere a questo patrimonio. Oggi invece la riscoperta che è appena iniziata ci consente finalmente di riprendere questo lavoro di scavo nel passato. Noi siamo sempre protesi in avanti, ma ci dimentichiamo della quantità di idee e di ispirazioni che il passato ci può dare. E con questo ho finito. Grazie.